Ciao e bentornato, io sono Pasquale e questo è Io Risparmio, il mio progetto di indipendenza finanziaria per essere libero dal lavoro entro 13 anni da oggi. Se vuoi seguire anche tu questo percorso assieme a me e magari trovare in questi video alcuni spunti di discussione, di riflessione, ti chiedo per cortesia di distruggere il pollice in su, quello che vedi in basso, anche se dovevi cliccare in su, iscriviti al canale e cliccare la campanella delle notifiche se non sei ancora iscritto. Sono tre semplici azioni che renderanno il percorso più semplice. E come dice la copertina, questo video è dedicato a te, che conosci magari bene la massima, il tempo è denaro, e che vuoi sapere come gestire meglio, il tuo tempo per essere più efficiente e più produttivo. Non esiste la bacchetta magica o la ricetta magica o quella adatta a tutti, ma ti voglio dare la mia personale, quella che io utilizzo costantemente e che penso possa aiutare anche te. Lo farò andandoti a dare 5 punti di approccio per usare al meglio il tuo tempo, 5 consigli per essere padrone del tuo tempo. Anzi, se guardi fino alla fine, un sesto consiglio, diciamo un consiglio bonus, ti sarà dato in omaggio. Per cui guarda tutto il video e non perdertelo, soprattutto tu, Alex, che mi hai chiesto questi consigli via email. Bene, pronti, partiamo. Il consiglio numero 1, conosci i tuoi impegni. Qualche tempo fa feci un video relativo alle app che potevano aiutare ad essere più produttivi. Fra queste, la più banale era quella di Google Calendar, quello che è il calendario o l'app da calendario che uso io, ma uno vale essenzialmente l'altra come app, non è che questa per forza. Comunque, appuntando ogni tipo di impegno, tutte le volte che ne ho uno, riesco a capire come la mia giornata è composta, quali sono i tempi che ogni attività mi richiede, e anche capire quanto tempo andrei a perdere in caso di un eventuale imprevisto con quel determinato impegno. Per esempio, facciamo un esempio pratico. Se porto i bimbi a scuola in auto, un imprevisto potrebbe essere, ad esempio, il traffico, oppure anche un problema che nessuno spera accada, meccanico alla macchina. Ma a parte questo, conoscere l'andamento della propria giornata in anticipo mi fa essere più padrone del mio tempo. Ogni mattina vado a guardare il mio calendario e anche la sera prima lo vado a riguardare. Data la vecchiaia, comunque dimentico facilmente, devo guardarlo 2 volte. Inoltre, facendo così, nel caso qualcuno mi chiamasse per, ad esempio, un'eventuale richiesta di impegno, di una collaborazione, o come a volte accade, io e mia moglie abbiamo vicendevolmente, che bella parola, vicendevolmente, bisogno di sapere se si può fare qualcosa oppure no, guardiamo il calendario che condividiamo fra di noi. Consiglio numero 2, pianificare gli impegni. Mettere gli impegni sul calendario non ti fa diventare Elon Musk. Perlomeno io non sono diventato Elon Musk. Hai capito, Darko? Non sono Elon Musk io. Comunque, come accennavo prima, gli imprevisti sono un problema e la pianificazione deve essere fatta con criterio. Se io pianifico di andare a Kilkenny, ora in lockdown è magari una chimera, ma a prescindere da ciò, da qui a casa mia a Kilkenny sono circa 15 km. Da qui a lì, più o meno, abitando il countryside, nel countryside, beccare uno o più trattori per la strada è la norma, per cui dei canonici 15 minuti circa ci possono anche volere a volte 30 minuti, anzi, purtroppo mi sa che questa è la normalità. Per cui pianificazione va fatta capendo quanto l'attività può durare, quanto potrebbe sforare e come poter agire per evitare che questo accada. Se ci sono attività successive, ad esempio, darsi un cuscinetto appunto temporale è molto importante e più l'attività precedente è lunga o importante, più ampio dovrebbe essere questo cuscinetto temporale. Se ad esempio avessi un incontro di affari a Kilkenny, diciamo della durata di un'oretta, ok, un'ora, dalle 15 alle 16 per fare un'ipotesi, mettere in conto 30 minuti per andare a Kilkenny e 30 minuti per tornare, ma per l'incontro non metterei un'ora, perché questo meeting potrebbe anche riscontrare dei ritardi, dei problemi, o semplicemente essere un meeting talmente interessante da durare più di un'ora. Per cui io metterei almeno in conto 3 ore per questo meeting. Poi, come dicevo prima, ogni attività è diversa. Se devi preparare, non so, una pasta al pomodoro, le cose sono 2 cose diverse, ovviamente, e vanno pianificate in modo diverso. Consiglio numero 3, determina la priorità. Qualche tempo fa feci un video sulle piattaforme che uso per imparare, per formarmi. Fra queste c'è LinkedIn Learning. Fra i vari corsi che ho seguito in passato c'era quello di Dave Crenshaw sul time management. Consiglio a tutti di seguire i suoi corsi se li trovate sia gratis o se li volete fare col mese gratuito prova di LinkedIn Learning. Questo è meglio, ma comunque se dovete pagarne anche uno solo di base, vi posso assicurare che ne vale talmente la pena che il costo, insomma, ne vale tantissimo. Comunque, una cosa molto importante che ho imparato sono le priorità, che nel caso dell'organizzazione del tempo sono di 2 tipi, sono sia le priorità per attività e sia quelle temporali. Quelle temporali sono relative alla durata dell'impegno. Ci sono vari scaglioni, a mio parere, temporali.
ma linea di massima ne ho dati 3. Le attività che durano poco, e per poco intendo diciamo fra i 2 e i 5 minuti di durata, quelle che durano di più di questo intervallo di tempo, e quello che sono ripetitive, e con questo intendo per esempio, non so, leggere di mail o leggere i libri la sera o la mattina, o per me potrebbe essere anche leggere i commenti di YouTube. Le prime, quelle che durano poco, vanno fatte subito. Procrastinare attività brevi porta ad accumularle a fine giornata e, ovviamente, se ci pensiamo, 10 attività da 5 minuti a fine giornata sono quasi un'ora extra di lavoro, 50 minuti. Un'ora di cose che, quando pensiamo che la giornata sia finita, in realtà non lo è e ci troviamo sopraffatti dalla stanchezza e anche psicologicamente perché ci troviamo a fare altre cose. Per cui se è un'attività che dura 2 minuti, si può trovare spazio prima, dopo o anche durante degli impegni che abbiamo già in calendario. Con questo intendo quasi sempre quelle che durano più di 5 minuti. Queste devono essere il più possibile invece rispettate e non essere morse o interrotte, non morse, mosse, interrotte, se non per impegni di grande importanza. E ne parliamo a breve. Infine ci sono quelle ripetitive, come dicevo prima, leggere l'email, magari farlo alla stessa ora del giorno. È una cosa molto importante, per esempio, perché può evitare delle distrazioni e ci si concentra su quell'attività in quel determinato periodo di tempo. A meno che nella vita di tutti i giorni, come secondo lavoro, non andiamo a gestire una centrale nucleare, per cui, a meno non sia quello il caso, non è importante stare a perdere tempo ogni minuto controllando se è arrivata un'email nuova. Un'ora dedicata tutte le mattine o tutte le sere, prima di andare a letto, sono più che sufficienti e non ci distraggono dalle cose molto importanti. In relazione alle priorità, invece, se un contatto, per esempio, facciamo un esempio di un grosso contatto a cui lavoriamo da anni, ci chiama per un determinato appuntamento, quella diventa la priorità, a prescindere. È inutile muovere nello stesso giorno gli impegni che avevamo già per poterli portare tutti a termine. E magari, che ne so, essere distratti perché si è in ritardo per le altre attività che si erano lasciate pianificate per la giornata. Fare solo l'attività importante e rischedulare quelle che erano in calendario in giorni successivi è un ottimo metodo per organizzare e ottimizzare la giornata. Consiglio numero 4, avere la giornata tipo. Quando pianifico le mie attività, considero anche che una parte di queste saranno, sia durante la giornata che durante la settimana, di tipo ripetitivo. Per questo motivo cerco di pianificare alcune attività in maniera che sia cadenzata, e cioè sempre alla stessa ora o allo stesso giorno. Questo mi permette di sapere i miei spazi liberi o pieni, se si guarda dall'altra parte, della mia giornata o della mia settimana in larghissimo anticipo. Il calendario permette di andare a pianificare delle attività ripetitive. Ad esempio, se io so che ogni sera io vado in palestra dalle 18 alle 19, o che magari mia moglie ha un impegno lavorativo tutti i venerdì a mezzogiorno, o così via, segno tutte quelle attività ripetitive sul calendario e queste appariranno per tutto l'anno. Mi evito di dover chiedere ogni santa settimana: ma senti, oggi che fai, oggi lavori? Oppure io a me stesso: ma oggi cos'è che devo fare, alla palestra a che ora è? Insomma, hai da fare un lavoro in una settimana, in un giorno, tutti i giorni, lo segni, e in questo modo hai modo di monitorare la tua settimana in maniera diversa. Semplificare le attività in questo modo ti permette di fare errori con meno frequenza e di dimenticare le cose con meno frequenza, perché ovviamente, essendo esseri umani, continuiamo a sbagliare anche se ci organizziamo. Consiglio numero 5, dire no ed evitare distrazioni. Che voglio raggruppare due consigli in uno solo perché credo siano correlati fra di loro. Parto dalla seconda parte, evitare le distrazioni. Mi è sempre sembrato in passato che il tempo non bastasse mai, così come in passato mi sembrava che i soldi non bastassero mai, ma ero io in realtà che non li gestivo bene. Nella gestione del tempo, secondo me, è la stessa cosa. Per esempio, andare a guardare ogni 5 minuti se ci hanno scritto un messaggio su WhatsApp, se abbiamo una notifica su Facebook o, come dicevo prima, se abbiamo una nuova email, è deteriorante per quanto riguarda la qualità del nostro tempo applicato alle nostre attività, in qualsiasi tipo, insomma, sia in ambito lavorativo che personale. Eliminando queste distrazioni si migliora tantissimo. Per esempio, quando faccio qualcosa, quando monto dei video, scrivo un articolo, il mio telefonino è in muto con lo schermo girato verso il basso, così non lo vedo, e lo metto lontano da me. Per il bimbo, per esempio, con mia moglie abbiamo un accordo: mentre io faccio le mie attività, lei lo tiene sott'occhio, e se lei deve fare qualcosa lo tengo io. Ci diamo un'ora o due a persona e ci concentriamo in maniera molto pressante in quell'arco temporale. È una cosa importante perché andiamo a comprendere che il tempo c'è, ma semplicemente non andiamo a sprecare. Una cosa che non è ideale, molto brutta, diciamo, non è buona. Usando la tecnica del pomodoro che ho descritto anche in un video precedente, questo concetto si va a migliorare ancora di più, perché ci concentriamo moltissimo in un determinato periodo di tempo e poi nei 5 minuti di pausa possiamo fare quello che vogliamo, come ad esempio andare a guardare il cellulare, leggere un articolo di giornale o qualsiasi altra cosa senza andarci a sentire in colpa. Psicologicamente il nostro cervello diventa più produttivo. Questo si collega anche al fatto di dover dire no.
Se abbiamo da fare in quella particolare ora qualcosa e ci viene chiesto di fare altro, dobbiamo sempre essere in grado di dire no. La prima volta, per esempio, con mia moglie erano delle guerre. Mentre scrivevo un video magari poteva venire a disturbarmi se potevo tenere il bambino, se potevo fare quello o se lei poteva fare quell'altro. E il mio era un no secco e per cui, insomma, attriti, prendeva poco. Quella ora era per me. Ora invece è molto più semplice perché anch'io cerco di farlo per lei e anche lei ha migliorato la sua produttività e capisce i benefici del dire no. Ma mai sovraccaricarsi di cose che non si riescono a gestire. Bene, consiglio bonus. Utilizzare il tempo che ti viene regalato. Cosa intendo? Quante volte abbiamo da fare e ci viene regalato del tempo? Poche volte. Ma in questi frangenti dobbiamo essere degli avvoltoi. Cosa intendo con questo? Faccio un esempio. L'altro giorno mia moglie doveva andare a fare la spesa e mi ha chiesto se volevo andare con lei. Ma ero in ritardo con alcuni video per cui le ho detto no. Mi ha detto mi porto il bimbo allora, così ti lascio stare e puoi lavorare sui tuoi video. E io, dopo essermi messo sul trampolino per aver fatto un doppio carpiato con abitamento, ho detto sì. Mi si era appena aperta una finestra di produttività. E l'ho utilizzata alla grande. Ma non è solo quello il caso. Se ci viene cancellato un impegno, se una visita viene spostata, se semplicemente la moglie si porta, come ho detto prima, il bimbo o i bimbi con sé, invece di andare a perdere tempo a guardare la partita, leggere il giornale o buttarsi sul divano, secondo me questi momenti vanno sfruttati perché sono momenti regalo e per poter produrre. So che è cinica come cosa, ma dormire o riposare abbiamo la notte. Io tutte le sere vado a letto alle 9:30, siamo stremati, quella belva di 11 mesi, e dalle 9 alle 10:30 cerco di dedicarla alla lettura, in un libro. Quella è la mia parte della giornata per leggere, è pianificata. Ma se ho modo di fare un video in più, durante una pausa giornaliera che mi è stata regalata, con del tempo libero, perché non farlo? Uno, perché in questo modo allento la pressione sulle attività successive, ma anche perché in caso di imprevisti futuri non mi troverei a dover rincorrere il tempo per produrre di più in un arco di temporale minore. Bene, spero che questi consigli siano stati di aiuto. Non sono tutte le cose che si possono fare per migliorare, ma sono alcune molto importanti. Tra l'altro lunedì ho pubblicato un articolo un po' più lungo di questo, su questo argomento. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto e soprattutto anche tu Alex, che mi hai chiesto questa tipologia di contenuti, questo video, dimmi se hai trovato degli spunti interessanti e quelli che stavi cercando. Ti ricordo di lasciare un bel pollice in su nell'algoritmo di YouTube che ogni tanto si dimentica di me e se sei nuovo passaggio sul canale, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!